La struttura di questa società è la cosa più importante, è quello che sicuramente mi fa sperare in un campionato che possa essere all'insegna insomma, di un'insegna importante che possa avere insomma, un modo per poter lavorare sempre meglio insieme. E il fatto che comunque di avere un roster importante di giocatrici di alto livello e soprattutto di lavorare in palestra nel miglior modo possibile, perché è quello che mi preme maggiormente, riuscire a fare il lavoro migliore nel miglior modo possibile tutti insieme. Di riuscire a programmare una stagione era quello che ancora non avevo mai fatto, e quindi programmare insieme una stagione, un modo di giocare, una squadra è quello che insomma mi ha entusiasmato di più di questo progetto. Era quello che volevo fare da un po' di anni e finalmente insomma sono riuscito a realizzare quello che per me è un sogno. La cosa più importante che mi porto dietro da questa esperienza a Limoco è il fatto di riuscire a vivere in una pressione costante col sorriso e con la voglia di poter sempre fare meglio e di superarsi. Quindi questa è la cosa più bella, una delle cose più belle che mi ha lasciato questa esperienza, e spero insomma di trasmetterla a tutti i membri dello staff, alla società, alle ragazze, insomma spero di insieme di costruire qualcosa di importante. Abbiamo pensato e costruita in un modo importante da un punto di vista di organico, perché saranno delle giocatrici di alto livello e soprattutto di spessore, e anche da un punto di vista diciamo di gioco d'insieme dovrà essere il nostro punto di forza. È una cosa che ovviamente è a carico principalmente mio e poi di tutto lo staff, di dover portare insomma una mentalità e soprattutto un gioco di squadra che possa fare la differenza. Beh, sicuramente ormai, come sapete, la CPF Balducci è una società che ambisce sempre nelle prime posizioni della classifica. Ormai da quando siamo in A2 comunque abbiamo sempre ricoperto quella parte lì e vogliamo sicuramente restarci e togliere sempre più soddisfazioni a noi e anche ai tifosi. Beh, sicuramente gli elementi di qualità fanno la differenza, senza scordarci comunque che è un gioco di squadra e che poi è il gruppo che ogni domenica deve fare la differenza. Il discorso comunque di giocatrici di qualità è sicuramente un discorso che ormai da tempo nei vari mercati abbiamo affrontato. Però ripeto, la base del gruppo deve essere sempre solida, perché poi portarci a giocare quei palloni pesanti dove le giocatrici di differenza fanno la differenza appunto è la squadra poi che ce li porta. Motrice di tutto c'è la passione, quindi ogni volta per noi non è una ripartenza ma è una continuazione del percorso fatto negli anni. La retrocessione sì, è vista magari come un punto negativo della società, ma non scordiamoci che giocavamo in A1, avevamo affrontato il campionato con i mezzi che riuscivamo a poter avere, cominciando comunque un mercato tardissimo, quindi sì, è vero, una retrocessione, ma in un campionato di livello mondiale che comunque io tengo assolutamente come esperienza positiva. Sicuramente l'obiettivo è quello di tornarci, ma come ho detto prima ci si può tornare, ci sono le condizioni economiche per poterlo fare, quindi questo vuol dire che la CPF Balducci la può sicuramente sostenere, ma non come fanalino di coda. Quindi noi vogliamo assolutamente tornarci con ambizioni importanti, ma per far questo dobbiamo avere sicuramente del supporto da parte di aziende che vogliono sposare questa causa.